Oggi siamo su Cops and Robbers con un personaggio un po' speciale, eccolo lì, Umberto. Allora, adesso oggi volevamo, non so, fare un video insieme, quindi facciamo qui. Ti faccio vedere una Ok, cosa, quindi sei questo qua. mettiti l'RPG. Oddio, ci hanno già ammazzato. Ti insegno un trucco che uso sempre quando sto qui. Allora, ci sei? Tocca a te. Sì. Ok, vieni qui, sali sulla catasta di legna. Mi sparano in continuazione, mamma mia. Ma Aspetta. Sto giocando bastardo. Come fanno uscire? ok, Aspetta. Ok, sì. io non riesco a salire su uno scatolone. Ok, ecco. Sali su tutta la scatola e dall'alto spara con l'RPG. Fai un sacco di danni. Ecco, già ammazzato uno. Va bene, mi hanno ammazzato pure me. Comunque, quelli dell'altra schiera sono molto avvantaggiati perché c'è un bug del gioco con un, come si chiama? Che loro riescono a salire sopra i muri semplicemente saltando uno sopra l'altro. Comunque, vieni, rimettiti il, come si chiama? Il fucile e vieni nella base loro. Allora dove sei? Ah, ti hanno ucciso. No, 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 adesso non mi hanno ucciso, sto dentro. D'accordo. Ok. Oh, no, 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 vabbè, mi hanno ucciso. Aspetta, vedo. Ok. Questi sono un po' bastardi. Ma Vabbè, aspetta, fammi inquadrare uno. vabbè. È Fai finito. new round. Che c'è? Dico sul campo. Sì, fai robber questa volta. Ok. Robber è cosa? Vado. Ecco, eccoti qua, girati, girati. Dove stai? Ecco la festa. Ah, sei entrato? Sì, sono alla tua sinistra, se mi sbaglio. Ah, eccoti. Allora, adesso seguimi. Che questa mappa praticamente la conosco. Spara con il razzo, questo coso del razzo. Adesso seguimi, che questa mappa la conosco praticamente a memoria. Allora, qui c'è da prendere le bandiere. Seguimi, adesso facciamo irruzione, gli entriamo dentro. Ok. Entriamo. Oddio, no, mi hanno fatto headshot. Vabbè, comunque tu cerca ogni volta che vedi che una bandiera è rossa, tu vai lì. La devo riportare indietro. In pratica ci stai sopra e dopo un po' ti si ricarica tutto quanto e diventa verde di nuovo. Muori, muori, no. Questi che mi sono venuti addosso in tre con l'RPG. Ma qua fanno. Aspetta. Mori. Ci ha preso. Ah, eccoti. Vedi il mio cadavere senza vita. Hanno twerkato sopra il tuo cadavere. Necrofili, capisci? Ok, ragazzi, adesso faccio una roba OP. Però questo gioco ha anche una modesta qualità, non è male. Che poi occupa poco. Giochi futuristici. Quindi, Umberto, non so se anche agli iscritti, non so se avete visto le mie recensioni che dico è tutto bello, è tutto bello. Ho registrato altri due episodi, non so se escono oggi o domani, che in pratica c'è due giochi che penso che non ho mai parlato così brutto in vita mia di un videogioco. Perché, cioè, io in pratica di 200-300 giochi che ho provato per cellulare, soltanto 3 ci gioco ancora. Cioè, per dire. Ma Play Store alla fine è una cosa abbastanza materiale. Dopo carica quello che vuole. Cioè, alla fine, cioè, ci sono talmente tanti simulatori che c'è tipo a momenti scappa tua nonna che accarezza un serpente simulator. Cioè. Oppure che c'è tipo Zeb89 urla al ventilatore simulator. Oh, a cavolo, cioè. I simulatori anche hanno avuto un lieve, no, ma neanche lieve,
grande decalogo. Sì. E poi la cosa che li ha fatti di più, che li ha fatti di più andare su è stato Goat Simulator, perché quello FaVJ ci si è messo a giocare, tutti ci giocano. Allora è uscito Costruisci il Ponte Simulator, Serpente Simulator. Se c'è... se ti piace FaVJ, no, a me no. Neanche a me, no, dico che è diventato famoso Goat Simulator per quello. Che adesso sai cos'è uscito su Steam? Che cosa? No. Toilet Paper Simulator. È in pratica il gioco in cui ti pulisci il sedere. Magari almeno uno fa qualcosa. No, è un gioco dove tu guardi una carta igienica su un piedistallo nel mezzo del nulla. Cioè, la faccia del dentro. Non capisco se giochi amatoriali, però qualcosa la bisogna farla. Sicuramente lo farà anche FaVJ. Già fatto, se non mi piace. Oddio. Quella cosa può fare. Uno mi ha lanciato un proiettile di RPG sotto i piedi e non mi ha fatto nulla. Ma no, dai, ho finito i proiettili. Ma dai, ma che... Cioè, ho finito i proiettili e neanche me ne ero accorto. Dove sei? Sono nell'altra base. Ah, ecco. Sto ammazzando tutti, headshot come se piovessero. No. Ok. Li ho presi da dietro. Cioè, vabbè, Cosa abbastanza ambigua, ma... Cioè, detto così è una cosa bruttissima. Ah, ieri... questi giorni nel mio paese è venuto un comico, ma non so se offendo qualcuno, ha detto a proposito di sta cosa di dietro, ha fatto parodia tipo su Tiziano Ferro, dicevano quando tu dici quel nome è meglio che stai là. Dio. Una cosa bruttissima. Aspetti, ho visto, sei questo vicino alla bandiera verde. No, io sto questo dietro di te. Girati. Oddio. Headshot. Ok. Allora. Ecco. Oddio. Ok. Credo di vedermi. Oddio, no. C'è la pistola di Babbo Natale che spara 5 colpi ogni volta che premi il grilletto. E se uno ti punta alla testa, no? È inevitabile che ti fanno headshot, anche se hai l'armatura più overpower di tutte. Cioè. Che cheater. Che poi questo qui non sono cheater, sono shopponi, perché quello lì, se non mi sbaglio, si pagava intorno alle 200 gemme che sarebbero tipo, che ne so, una 5 euro. Sì, ma questi vogliono vincere delle volte, allora pensano che comprare li faccia diventare forti, ma delle volte solo la capacità c'entra. Ok. Adesso... eccomi qua, sono entrato pure io. Allora, too many lovers. Ah, ma tu non eri già entrato? No, io sono entrato, aspetti, adesso sono entrato in... Cop? Però per me diceva non puoi entrare, c'erano troppi... Oddio, mi hai ammazzato! Oh my god. Ok, adesso... Adesso prendo il pompone, che quello fa un bordello di danni, Fallo nero. Ma aspetta, quella pistola verde, che sarebbe? E il fucile da cecchino? Ok, allora. Cioè, questo mi serve. Oddio. Umberto? No! Sì, mi serve. Aspetta che sparo. Ti ho preso e stavo per prenderti in testa con il fucile a pompa. Tu ti sei mosso e ti ho preso sulla caviglia. Cioè... Ecco chi mi ha colpito. Ma tu sei nella squadra rossa. Sono nella squadra della polizia. Non della polizia, del
degli aggressori, come li chiami tu. Vabbè, se clicchi sulle persone in alto, aspetta, no, aspetta, resta lì dove sei, io cerco. Eccomi, sono anch'io entrato in coppa, eccomi. Oddio, ti hanno fatto headshot. Oddio, no, guarda, ti stava dietro di te. L'ho ammazzato col pompone. Cioè, c'era uno dietro di te che stava su un ponte là sopra e ti ha ammazzato. A me invece mi ha ammazzato uno che è arrivato tutto tranquillo, no? Col fucile in mano. Sì. No? Ma è forte che quando uno, no? Tipo, che ne so, uno cammina, gira l'angolo e tu neanche ti accorgi, ti vengono da dietro 50 player tutti diversi che ti ammazzano. Chiaramente senza offesa per i player che giocano, che dicono ma cosa dici, che questo qui significa essere furbi, così, senza offesa ragazzi, però chiaramente, cioè, credo siano tutti inglesi, non si offendono nemmeno. Cioè, sono un po' stronzi se fanno così, se permette. Allora, uno si è nascosto dietro l'angolo. Ok, RPG alla mano. Con l'RPG è forte che tu basta che spari un colpo, quello lì si muove come si muove, prende, cioè muore subito. Cioè muori tu e muore lui. Ma che? Cioè, ma questo qui. Ecco, gli ho fatto un. No, non gli ho fatto nulla. Eri tu da dietro con. Ok, siamo arrivati in 4 con l'RPG, voglio vedere cosa ci fanno. Cioè, dico io. Allora, vado nella loro base e faccio spawn kill. Appena spawnano li ammazzo. No! Poi arrivano da dietro. Cioè, ma hai visto? C'è uno con la mitragliatrice, quella a canna multipla. Ce l'adoro, significa che l'ha potenziata al massimo. RPG morto. Oh. Ok, morto. Oh. Ok, prendi il fucile. Sparo al suo corpo. Ok, allora. Cioè, arriva quello con il fucile overpower. Headshot. Pure a me. Arriva tipo. Mi è arrivato e mi ha sparato due volte. Che poi un tempo, tu sei fortunato che sei venuto adesso. Io un tempo l'ho disinstallato perché girava in giro un hack che tu con l'RPG potevi prendere un bordello. Tu bastava che prendevi un bordello di proiettili e quello sparava come un fucile di quelli tipo le mitragliatrici. Ah, tipo l'arco dell'arco su Minecraft, come si chiama? Tipo, però no, tipo le mitragliatrici però con l'RPG. Ciò significa che tu spari le bombe bestie, cioè spendevi tipo 100 monete, facevi spawn kill perché spendevi 100 monete e mentre stavi nella loro base continuavi a sparare. Io alla fine l'ho lasciato via perché quelli che ci avevano più monete di tutti alla fine vincevano perché ci avevano, potevano sparare continuamente. Invece adesso con un aggiornamento l'hanno risolto. Ma poi non ti preoccupare che come gli hacker troveranno un modo, che bastante. Però adesso hanno detto che ci sono stati dei bug fix, perché gli hack sono principalmente bug fix sfruttati. Ah, quello è vero, sì. Quindi l'hai spiegato tu adesso, però. Oddio, non. Oh. No, ma perché? Se ne uccisi tre non guardo. Comunque, vabbè, oh Umberto, io direi di finire il video. Sì, finiamo qui. Che è un quarto d'ora. Va bene. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e passate dal canale di Umberto
Una cosa, l'ultima cosa, se volete che facciamo altri video insieme, mettete pollicioni, tanto uscirà su... usciranno... aggiungiamo un certo numero di like, come fanno di solito. Comunque... quanti? 5, facciamo 5 like, perché ci sei anche tu che... comunque... Io rispetto tutti. Grazie. Comunque adesso magari, che ne so, il prossimo, cioè la visuale sarà su tutti e due i canali, quindi voi vedrete la sua visuale, quello che ha fatto, poi vedrete la mia, come mi hanno preso da dietro 75 volte con la mitragliatrice dorata. Vabbè, allora, c'è un problema di collegamento, vabbè, stoppa, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.